Valorizzare l'immagine di Pescia con interventi per migliorarne l'arredo urbano, incentivi alle imprese che avviano un'attività, riduzione della tassazione locale, riqualificazione del sistema dei parcheggi, promozione turistica. Queste sono alcune delle principali proposte avanzate da Confcommercio all'amministrazione comunale di Pescia per promuovere il commercio sul territorio nel corso del 2016. Di primaria importanza per l'associazione sono le misure per migliorare l'immagine e l'attrattiva di Pescia, a partire dall'intensificazione dell'illuminazione di cui ormai si parla da molto tempo, dall'inserimento di nuove fioriere, quelle attualmente presenti sono finanziate dai commercianti del centro storico e dovevano essere solo un intervento di primo impatto da rivedere poi in seguito, dal miglioramento del piano di pulizia delle strade. In particolare sono necessari, secondo Confcommercio, interventi di riqualificazione del giardino Matteotti, del lungo Pescia e viale Garibaldi e il completamento in tempi brevi dei lavori di rifacimento del ponte su viale Europa. Oltre a questo si ritiene determinante riqualificare la struttura del vecchio mercato dei fiori, non attraverso la creazione di un nuovo centro commerciale, bensì creando un polo sportivo, culturale e ludico che rappresenti un luogo di aggregazione per Pescia e un richiamo per i suoi visitatori. Per favorire in modo concreto lo sviluppo del commercio pesciatino servono, propone ancora l'associazione, anche incentivi per le imprese che prevedano agevolazioni sulla tassazione locale, esempio tramite la riduzione di tasi o tari per chi dà in locazione locali sfitti o per chi sceglie di aprire in questi una nuova attività. Proprio la tariffa sullo smaltimento dei rifiuti rappresenta uno dei principali pesi sulle spalle delle imprese locali per Confcommercio ed è quindi necessario prevedere ulteriori riduzioni per chi, ad esempio, esegue correttamente la raccolta differenziata, andando così nella direzione di una progressiva riduzione dell'imposta, come più volte promesso dalla stessa amministrazione. I parcheggi, ha dichiarato Paola Righi, la presidente della delegazione territoriale di Confcommercio a Pescia, rappresentano un altro aspetto determinante per la città. Come più volte promesso, sarebbe auspicabile aumentare il tempo della sosta breve gratuita almeno a 15 minuti e eliminare le differenze delle tariffe da una zona all'altra del centro storico. Su esempi di altre città potrebbe essere prevista la distribuzione ai commercianti da parte della ditta Nivi, che gestisce parcheggi a Pescia, di tessere prepagate che possono essere date in omaggio ai clienti in modo da aumentarne la fidelizzazione. La riduzione delle tariffe del parcheggio dell'ospedale e la creazione di nuovi spazi di sosta risultano inoltre due esigenze rimandabili per rendere Pescia e il suo centro maggiormente accessibile a tutti.